Ciao e ben ritrovati. Oggi parliamo di strategie di marketing con Antonio Lazzari, ci darà qualche consiglio su come farle, utilizzando prevalentemente Mautic, e ci riporterà anche la sua esperienza di alcune campagne che hanno avuto successo. Tutto questo dopo la sigla. Eccoci. Antonio, chi ha già avuto modo di vedere qualche video del canale di Magnepto, ha già avuto modo di conoscerlo, è un imprenditore, è un marketer, supporta aziende PMI e imprese che si occupano prevalentemente di ambiente e sociale. Ciao Antonio. Ciao Mirko, ciao a tutti. Benissimo. Allora, oggi parliamo, come abbiamo già introdotto, di strategie di marketing. Possibilmente con l'utilizzo di Mautic, la piattaforma per la marketing automation open source, numero uno al mondo lo possiamo dire, tra l'altro non so neanche quante ce ne siano ancora di open source, di cui tu Credo sei, sia ancora l'unica. sì, credo anch'io, di cui tu comunque sei un grande esperto, ok? Allora, Antonio, cosa ci puoi raccontare? Oggi. Ma guarda, Mautic in generale è la marketing automation applicata ai settori dove lavoro di solito dà degli stimoli molto interessanti perché sono settori molto ampi, molto particolari, dove la profilazione, lo studio della base dei contatti e soprattutto uno studio comportamentale ci può permettere di ottenere risultati notevoli. In realtà poi Mautic l'ho utilizzato e lo utilizzo in tantissimi settori, anche al di fuori dei miei settori di lezione, però ti dico, quando lavori negli ambiti, soprattutto nel mondo dei servizi, riesci a ottenere dei risultati che sono davvero molto, molto esaltanti per noi che facciamo marketing. Ti posso fare qualche esempio legato al sociale, legato al mondo, anche al mondo della politica, piuttosto che al mondo dei servizi alla persona, dove ci si diverte davvero tanto e bisogna avere una grande attenzione alla profilazione, alla cura proprio dei dettagli in ambito scusa, comportamentali. Guarda, ti direi, mi piacerebbe sentirle tutte, ok? Quindi possiamo partire intanto dal sociale, vuoi che ok? O Beh, anche, dopo, o sicuramente uno anche dei più dalla politica, divertenti. possiamo fare subito anche dopo la politica, perché comunque non si sente tanto parlare di marketing applicato alla politica, cioè quantomeno ci sono degli, è tutto un po' un ambiente underground. E quindi Sì. volendo possiamo scegli tu, dici dal tuo punto di vista, vai. Ti faccio un esempio particolare che a me ha divertito tantissimo, però secondo me è paradigmatico di come un utilizzo di questi strumenti, di Mautic ovviamente in particolare, ti può permettere di ottenere risultati davvero incredibili al di là delle aspettative. Lavoravo in questa azienda di cui sono stato anche fondatore, che era una cooperativa sociale e si occupava prevalentemente di servizi al territorio, quindi una cooperativa che aveva una struttura molto importante e variegata come in termini di servizi. All'interno venivano offerti servizi per i minori, quindi scuola, dopo scuola, animazione, educazione ad ampio raggio, venivano offerti servizi legati agli anziani, quindi spazi di animazione, ma anche attività di orto, piuttosto che attività serali e volontariato e tante cose di questo tipo, un po' per questa tipologia di target. C'era un piccolo ristorante e poi attività anche professionali legate al mondo dell'impresa, dei liberi professionisti, un piccolo co-working incubatore e così via. All'interno di questa struttura poi c'erano tutte le realtà in co-working o incubate dove
ognuno aveva professionalità molto diverse e diversificate, dall'architetto all'ingegnere informatico e chi più ne ha più ne metta. Negli anni sono passate tantissime persone. Quindi un pubblico che veniva per motivazioni molto differenti, dal concerto al centro estivo per i bambini, al doposcuola, alla classe che veniva in gita, al professionista che aveva bisogno di uno spazio e chi più ne ha più ne metta. In tanti anni e vengono offerti servizi molto molto diversificati. In questo spesso il problema o le strategie di marketing sono molto verticali, ognuno segmenta i pubblici, seleziona e distribuisce i pubblici e offre servizi specifici. Poi ogni tanto si fanno attività di cross-selling. Upselling o downselling, quindi si cerca di vendere altri prodotti o di fare sconti, di fare offerte, però diciamo che al pubblico che viene per fruire il centro estivo gli si offre tutta attività legata ai bambini e così via. Lavorando sui dati e lavorando negli anni soprattutto sull'analisi comportamentale delle persone e dei clienti, mi sono accorto come in realtà Mautic ti permetta, se ben applicata la strategia ovviamente, ti permetta di fare attività anche oltre quello che di solito viene fatto. È un esempio che a me fece ridere tantissimo anche per i risultati che ottenemmo, fu una cena di San Valentino. Quindi qua Decidemmo di parliamo del fare ristorante. Parliamo del ristorante che però fece una strategia di marketing non ai suoi clienti e quindi organizzammo una strategia completamente diversa da quelle che si erano fatte di solito. Quindi il classico profilo i miei clienti per gusti, per tipologia di bisogni, quindi il cliente che amava la carne rispetto al cliente che amava il vegan e così via, l'abbiamo completamente abbandonata. Abbiamo preso tutti gli altri servizi e abbiamo cominciato a cercare delle ridondanze, abbiamo provato a cercare degli incastri un po' fantasiosi, abbiamo provato a cercare delle soluzioni nuove. Questo con Mauti come l'hai fatto? Ah, fondamentalmente c'era alla base tutta una serie di strategie di tagging specifiche, quindi il ristorante aveva tutti i suoi tag legati ai gusti alimentari delle persone e alle abitudini alimentari delle persone. Quindi Ah, ti sei interrotto? prevalentemente. Quindi siamo arrivati a 15 perché poi si è interrotto un attimo il video. Ah, ok. Quindi avevamo ad esempio le persone che avevano il tag aperitivo perché venivano di solito per l'aperitivo, le persone che avevano cena, le persone che avevano il tag cena di carne, riso e così via, con tutto il menù. E quindi sapevamo le abitudini e le preferenze di ogni cliente. E tipicamente la strategia classica qual era? Se ho un cliente vegano, provo a promuovere una cena vegetariana, Ah, non la perché carne. comunque non la carne, ovviamente. Quando invece ho un appassionato di carne, magari gli faccio lo sconto o gli faccio la promo su la braciolata, la grigliata che si faceva negli spazi aperti e così via. E così ogni settore, quindi il settore dei bambini, il settore degli anziani, eccetera. Abbiamo provato ad abbandonare questa profilazione verticale e a cercare una profilazione orizzontale, lavorando molto sui bisogni delle persone. Cosa è emerso? Parlando in maniera separata, quindi prendendo ad esempio gli educatori e gli animatori che si occupavano di anziani, ci siamo accorti che gli anziani avevano tutta una serie di bisogni legati anche ai bambini, ovviamente, no? Il nonno ogni tanto ha anche voglia di passarsi un po' il suo tempo libero. Ma ad esempio alcuni di questi bisogni coincidevano quasi in maniera antitetica con i bisogni dei genitori. L'esempio che è venuto fuori in maniera lampante è stato ad esempio San Valentino. San Valentino, le giovani coppie hanno spesso, il problema di voler uscire la sera a cena, ma hanno dei genitori giovani che vogliono uscire la sera a cena e se hanno dei bambini non sanno dove mettere i bambini. La babysitter chiede cifre astronomiche e così via.
abbiamo cominciato a incrociare tutti questi parametri finché non abbiamo trovato un pacchetto con tutti i tag delle famiglie giovani con bambini altospendenti. Abbiamo messo insieme tutti i tag di mamme con particolare attenzione ai figli e particolari motivazioni materne, quindi la classica mamma che per San Valentino non avrebbe mai preso una babysitter perché voleva qualcosa di. E poi abbiamo preso e abbiamo messo insieme tutti i tag relativi alla qualità del cibo, quindi andando a scegliere le persone con profilo altospendente sulla qualità, disposti a spendere ma per prodotti di qualità. E così via. Ma questo l'hai Abbiamo fatto incrociato. con le interviste? No, avevamo tutto uno storico di tag. Abbiamo incrociato i tag creando dei segmenti con un sistema di filtri per cui abbiamo scremato la nostra base dati. Abbiamo creato dei segmenti che andavano a estrapolare queste informazioni utilizzando solo Mautic. Erano tutte informazioni che noi avevamo. Allora, un consiglio. Per utilizzare in maniera professionale Mautic, ma qualunque strumento di marketing automation, è fondamentale profilare costantemente la propria base utenti. I tag sono lo strumento d'elezione perché ci permette di andare a identificare proprio gli interessi degli utenti in funzione del loro comportamento e dopo anni tenere il database pulito, aggiornare i tag, andare a eliminare ridondanze, avere una buona gestione dei tag diventa uno strumento potentissimo. In questo caso, noi utilizzando solo i tag e i punti per vedere l'engagement, quindi andando a scegliere gli utenti più attivi nel rapporto con il brand, quindi quelli che erano più presenti online, quelli che leggevano più mail, quelli che leggevano i post sul sito e così via, abbiamo identificato, vado a memoria, di circa 4.000 contatti, una settantina di persone che rispondevano a un profilo perfetto. Perfetto. Quindi capisci, no, le dimensioni. Abbiamo costruito una proposta che è stata costruita in un tempo abbastanza lungo, per cui abbiamo cominciato a parlare dell'importanza dei valori che ogni singolo tag portava avanti, quindi l'importanza del passare il tempo con i figli nel momento in cui siamo stressati o in difficoltà e così via, inviata alle mamme, l'importanza della cena di San Valentino curata nei minimi dettagli, inviata ai papà. E così via. Abbiamo costruito tutta una serie di narrazione nei 2 mesi, più o meno vado a memoria, nei 2 mesi prima, che andava a rinforzare questi bisogni. E quindi con le classiche campagne ADEM, dove ogni sottosegmento portatore di uno o due valori riceveva 2 o 3 email che andavano a rafforzare questo sentimento. A quel punto siamo usciti con una proposta bomba, quindi prezzo alto perché avevamo selezionato qualità ed era un prezzo totalmente fuori scala, direi dal doppio al triplo del Di quello che era lo scontrino costo medio. del menù. Sì, del costo medio del menù di quel ristorante. Qualità molto alta, quindi con selezione della cena sia del menù sia dei prodotti molto spinta. Con una narrazione anche sempre fatta tramite Mautic abbastanza importante, per farti un esempio, abbiamo utilizzato un taglio di carne particolare per il secondo e nei giorni precedenti il cuoco è andato presso il macello, presso, scusa, la macellazione, ha seguito tutto il percorso con tanto di narrazione, di foto, con il pezzo specifico portato nel ristorante, lavorato, quindi anche con la narrazione sui social e così via. Quindi molto molto curato. Tutta questa profilazione, questa narrazione tipica dell'inbound marketing, ma fatta tutta esclusivamente sotto Mautic, tranne un po' di social network, ha portato a dei risultati incredibili. Come si è svolta la serata? La serata era uno spazio del ristorante ridotto alla metà degli spazi soliti, tavoli lontani, solo tavoli per due, quindi un'ambientazione apposta per una cena romantica.
la sala di fianco completamente chiusa, utilizzata con animazione di alto livello per i figli dei genitori che erano a cena. Non hai usato gli anziani che facevano l'orto per tenere i figli? No, gli anziani liberi di andare a cena per fatti loro. Animazione per i bambini con menu curatissimo anche per i bambini, animazione particolare anche qui molto curata con animatori scelti che sapevamo che avevano già uno storico di competenza e di relazione con queste persone molto molto forte. E la cena in tempi contingentati, quindi si sapeva che si arrivava a cena a un orario e più o meno la cena finiva a un certo orario. Dopo cena un piccolo intermezzo con un po' di musica per poter ballare, per poter avere un po' di serata libera, e poi in un ambito di orario compatibile con l'orario dei ragazzi, dei bambini, chiusura della serata e tutti a casa. Il ristorante, figurati al settimo cielo, perché il ristorante a un certo orario chiudeva, piccolo menù, menù a prezzi alti, però c'era molto scetticismo sul risultato, perché un prezzo così fuori scala spaventava. Bene, abbiamo mandato quelle 70-80 mail, siamo andati in overbooking. In credo 2 giorni avevamo riempito il ristorante e continuavano ad arrivare richieste di prenotazioni. Un successo enorme. Le persone che hanno partecipato, e qui il bello secondo me di andare a fare servizi molto calibrati sui bisogni davvero degli utenti, le persone alla fine della serata, quasi alcuni senza quasi, con le lacrime agli occhi, che ci ringraziavano per la bellissima serata che avevano passato dopo anni, da quando erano nati i figli, che non erano riusciti a dedicarsi un momento specifico. Certamente. Capisci l'importanza, no, di quel momento, e puoi utilizzare quel momento nella narrazione successiva per rivendere e rimantenere comunque caldo quel ricordo. Ma È quindi stato un 2 mesi però due è stato richiesto di marketing, e però in effort, mesi, sì. però questo in elapsed, cioè quindi tempo dilatato, ma in effort quanto secondo te? Cioè nel senso. Sì, ma ti dico, ha lavorato un paio di persone per una settimana. Ok, quindi questo è un esempio di una strategia che si può attuare per riuscire a prenotare, a vendere i propri servizi anche con anticipo, così in ottica di inbound marketing. Sì, e soprattutto, Mirko, aggiungo, andando a ricercare delle nicchie all'interno delle nostre nicchie. Molto spesso Certo. quello che è che noi dimentichiamo è analizzare i dati, cominciare ad analizzare i dati, fare dei test e utilizzare l'AB segmenti ed engagement permette veramente di andare a trovare delle nicchie che fino al giorno prima non immaginavamo e proporre i servizi in maniera completamente differente. L'audio va un po' e viene, però praticamente si diceva utilizziamo l'engagement basato sulle interazioni che le persone fanno con le nostre mail, dal punteggio, eccetera, eccetera. Questo ci permette di andare a identificare quello che potrebbe essere un profilo più caldo, e sulla base di questi dati uniti al tagging riusciamo a andare a prendere uno specifico segmento su cui poi avrà molta più efficacia tutta la nostra campagna. Quindi questo qua è il risultato. Ma mi veniva in mente, da 4.000 contatti, come li hai generati questi 4.000 contatti? Cioè, ovvero, mi hai parlato di tutto il contesto, quindi mi hai parlato dell'architetto, mi hai parlato di. Quindi queste persone, il Mautic era utilizzato come hub per tutti i vari servizi? Sì, per alcuni professionisti strutturati che avevano le loro istanze specifiche, però per la maggior parte era un hub utilizzato per tutti, anche perché non è raro se si utilizza in maniera raro vendere il servizio di architettura al cliente del ristorante.